aiuti l'attività amministrativa, ma allo stesso tempo con grande soddisfazione posso dire che prima della fine di questo mese inaugureremo definitivamente i giardini del quarto chilometro e che in queste settimane si sta allestendo il nuovo giardino della biblioteca comunale, che come sapete è tornata in Piazza Italia, è tornata vicino al municipio e che sta vedendo in questi giorni la sistemazione, la nascita del giardino mediterraneo, perché insieme ai lavoratori comunali che lavorano in biblioteca abbiamo deciso di rendere il giardino parte integrante della biblioteca e consentire sia ai ragazzi che ai bambini di studiare e di leggere in uno spazio verde che per tanti anni nella vecchia biblioteca non era mai esistito. Sulla questione... No, qua se stiamo a bere, tanto sono spiatato uguale. Ho fatto pure la pratica a quelli, quindi capito. Sulla questione dei giardini Placido Rizzotto, io dico che un sogno ce l'abbiamo nel cassetto, non so dov'è il consigliere Poli, l'ho intravisto prima. È inutile che noi rifacciamo i giardini se poi abbiamo una città dove i vandali la fanno da padroni e sfasciano qualunque cosa. È inutile anche per i detrattori dirci sempre che i giardini sono distrutti. Ma chi controlla i giardini? Chi sistema i giardini? Se il rapporto con i comitati di quartiere crescerà ogni giorno e se la consulta dei comitati di quartiere andrà finalmente in porto, la costruzione della sede dell'assemblea dei comitati di quartiere io credo che andrà fatta proprio in quel giardino. E la cura e la rinascita di quel giardino dovrà essere consegnata proprio all'impegno, al volontariato serio e costante che i comitati di quartiere stanno dando a questa città. Credo di poter dire con soddisfazione che anche alla Sala Convert, dove nascerà il polo museale, la provincia di Roma ci ha finanziato gli 80.000 euro che servono per i pannelli solari e per l'efficientamento energetico, e credo di poter dire con soddisfazione che gli istituti che abbiamo incominciato ad utilizzare per i lavori pubblici in generale hanno funzionato: l'albo delle ditte, la rotazione delle ditte, la trasparenza il più possibile all'ordine del giorno dell'agenda amministrativa della mia amministrazione hanno dato i loro frutti, perché i lavori sono fatti bene e saranno fatti sempre meglio. E sul tema dell'istruzione, che in questi giorni anima alcune discussioni un po' sterili, mi sembra di poter dire molto, assessore Zangrilli, vero? Perché lunedì partiranno 120.000 euro di lavori nella scuola Giuseppe Mazzini, che ha il massimo sostegno da parte della mia amministrazione, e in quella stessa scuola inizieranno i lavori fatti tutti con fondi comunali, con le casse di questo municipio, per la nascita della mensa che servirà alla scuola Montessori, che è un onore per la nostra città aver riconosciuta. La mensa per la sezione Montessori nella scuola Mazzini la faremo con le nostre forze e la metteremo a disposizione dell'Istituto Comprensivo Colleferro 2. E quella stessa struttura che ospiterà la mensa ospiterà per la prima volta l'archivio storico comunale, affinché i ragazzi delle medie possano usufruire di un luogo per fare ricerca sulla propria città. E insieme all'archivio storico comunale, dove i ragazzi delle medie potranno conoscere, approfondire, ricercare la storia della propria città, abbiamo dato la disponibilità alla Regione Lazio, visto che c'è Maretta fra le città di fondazione, ad ospitare l'archivio regionale delle città di fondazione. E qualora la Regione lo volesse consegnare a noi, lo terremo con la massima considerazione. E sarebbe un grandissimo onore, perché fra le città di fondazione ci sono città molto, molto più grandi di noi, prima fra tutte la città di Latina. Stessa cosa vale per la scuola Leonardo da Vinci, dove saranno fatti 130.000 euro di lavori. Stessa scuola vale per la Dante Alighieri, dove verranno fatti 90.000 euro di lavori. E su queste due scuole mi va di darvi una battuta simpatica. Per avere questi due contributi abbiamo dovuto presentare un sacco di carte. Sapete, la burocrazia è una cosa che certe volte rallenta la macchina amministrativa. Assessore Zeppa, lo vogliamo dire che la scuola Leonardo da Vinci e la scuola Dante Alighieri le abbiamo accatastate noi, perché non erano mai state accatastate, non esistevano sulla carta. Per fortuna abbiamo ottemperato a questa importante mancanza. Oggi quelle scuole esistono anche sulla carta e potranno ospitare rispettivamente una 130 e una 90.000 euro di lavori strutturali. 82.000 euro di lavori verranno fatti dalla scuola Flora Barchesi, che è la scuola di questo quartiere, del quartiere Scalo,
e 16.000 euro verranno fatti nella scuola di via Carpinetana, che avrà soprattutto l'installazione che da tanti anni aspetta della barriera antirumore. Allo stesso modo, con il mutuo che ci ha consentito di prendere il credito sportivo, rifaremo per oltre 60.000 euro la palestra della Leonardo da Vinci. E allo stesso modo, appena il Consiglio Comunale approverà la stazione unica appaltante, saremo nelle condizioni di preparare, di fare, di concretizzare definitivamente il bando per la mensa scolastica, un bando che negli indirizzi e nelle qualità vorremmo concordare con le associazioni e con i genitori. Scusatemi se parlo di cose concrete, ma ai miei detrattori, ai nostri detrattori, ho voluto consegnare milioni e milioni di euro di cose concrete. Voglio fare, sempre parlando di istruzione, i miei complimenti naturalmente alla classe seconda B della scuola primaria GPD, perché ci ha reso onore vincendo il primo premio di Regoliamoci, che è un concorso nazionale che Libera e il MIUR fanno da quasi 10 anni. Sono stati premiati da Don Ciotti e dalla ministra Giannini, e questo ci onora, perché il nome di Colleferro continua a viaggiare sul livello nazionale, a rendere sempre più netto il messaggio del cambiamento di rotta che in questa città è avvenuto. E voglio dire che il rapporto che abbiamo con le scuole superiori, con il liceo, con il Cannizzaro, con l'IPIA, è un rapporto sempre migliore, sempre crescente, nonostante che quelle scuole non siano di pertinenza comunale, ma siano, come sapete, le scuole superiori di competenza provinciale. E abbiamo proprio in questi giorni avviato un progetto che si lega con il tema dei trasporti e della mobilità, con i ragazzi dell'IPIA, che sono i ragazzi per certi aspetti più disastrati, perché sono confinati lì su, lo sapete, in via Palianese. Il comune darà loro i materiali, loro faranno un concorso di design e realizzeranno, con le attrezzature che un istituto professionale ha in dotazione, le rastrelliere per le bici di questa città. Abbiamo comprato noi con i fondi comunali le rastrelliere, le monteremo nei punti più belli, che potrebbero essere più comodi per la città, in queste settimane. Però abbiamo voluto che i ragazzi, oltre alle rastrelliere semplici che questo comune ha potuto comprare, realizzassero essi stessi le rastrelliere.